Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Stamattina ci troviamo qui da Dell'Orme, concessionario Benelli vicino casa mia. Ho dovuto aspettare 75.000 km prima che aprisse un concessionario vicino da me. Il cappello così non mi piace. Dicevo, ho dovuto aspettare 75.000 km finché aprisse un concessionario vicino a casa mia, ringraziamo Dio. Oggi stiamo facendo il tagliandone, credo siano intorno ai 75.000 km più o meno sono arrivato, e dobbiamo cambiare le catene, il richiamo al mono posteriore e il tagliando normale. Tutti gli altri oggi sono usciti, io sono qui al tagliandone. Sto facendo questo video per organizzarmi con voi, perché volevo fare, diciamo, volevo incontrarmi con tutte le persone che mi conoscono e vengono a EICMA. Io sicuramente ci sarò la giornata di sabato, probabilmente comprerò anche il biglietto di domenica, devo un attimo capire se posso rimanere di più o no a Milano. Comunque sicuramente sabato ci starò e pensavo di vederci intorno alle 12 davanti il, diciamo, allo store Benelli. Quindi alle 12 lo store Benelli, facciamo un saluto, facciamo due chiacchiere, poi se volete ci mangiamo qualcosa insieme, perché ho visto che diverse persone mi hanno chiesto: Alessio, ma tu quando vai? Alessio, ma tu quando vai? Allora ho detto: a questo punto facciamo un appuntamento, ci vediamo verso le 12 lì allo store Benelli e poi ci facciamo un giro, ci facciamo una chiacchiera, insomma, così. Sarà sicuramente una delle moto più chiacchierate di questo EICMA, visto che mancheranno anche case importanti. E avete visto il video, insomma, della presentazione della TRK 800? Sinceramente non ci speravo più, però hanno capito anche loro che dovevano dare una sferzata su questa cosa, era giusto farla uscire a novembre, insomma, presentarla lì a EICMA e iniziare la commercializzazione sicuramente intorno a gennaio, febbraio, così. E a mio avviso sono già rimasti indietro, perché sono uscite altre case, come ne parlavo l'altra volta, che hanno fatto leggermente un passo in avanti anche dal punto di vista dei materiali. Vediamo un attimo, vediamo, tanto EICMA servirà anche a questo, per capire queste cose. Tagliando dei 75.000 km, ma non seguo il libretto, insomma, vado, poi sapete che più o meno non mi funziona il contachilometri, quindi li tengo più o meno a mente in base a quanto esco durante il mese, a quanto la uso per lavoro tutti i giorni e i viaggi, insomma, più o meno dovremmo stare intorno ai 75.000 km. Road to 100.000, penso per la prossima estate. Se non mi faccio un'altra moto, dovrei riuscire a portarla a 100.000. E niente, quindi oggi cambiamo le candele, che l'altra volta ci ho avuto un piccolo problemino e sicuramente è imputabile a quello, che non me l'avranno cambiate da tantissimo tempo, e la classica manutenzione. Quindi ragazzi, da questo video è tutto, e noi ci vediamo a EICMA. Ci vediamo su altri video, perché ne usciranno altri in questi giorni, però mi raccomando, ci vediamo a EICMA. Dai, regà,